Maliumori tra i produttori dopo la nuova classificazione del Ministero delle Politiche Agricole che colloca molti comuni della provincia di Cosenza nelle aree non più svantaggiate. Una vicenda che nasce nel 2015, quando il Ministero chiede alle regioni una valutazione. Nel 2020 arriva la nuova perimetrazione, oggi contestata dalle associazioni di categoria. La Coldiretti chiede alla Regione Calabria una nuova delimitazione ed il coinvolgimento delle parti finora escluse. Nella Sibariti del comune di Corigliano Rossano, che esce completamente dalla zona svantaggiata e entra nella zona normale. Questo significa che su alcuni bandi del PSR ci sono delle percentuali di contribuzione a fondo perduto più basse rispetto alla zona svantaggiata. Potrebbe significare in un futuro prossimo anche un incremento dei costi dei contributi previdenziali per la manodopera agricola. Una situazione che, unita alla crisi pandemica, determina una condizione di allarme. Rossano comunque confina con il comune di Longobucco. Il comune di Longobucco è classificato montano, o con il comune di Paludi, che è classificato svantaggiato. Si capisce che Rossano sicuramente non può essere tutto classificato pianura. Un provvedimento, tra l'altro, che crea iniquità di trattamento tra aree e produttori. Rossano in precedenza era parzialmente svantaggiato, per cui avevamo dei fogli di mappa completamente non svantaggiati, poi dei fogli di mappa parzialmente svantaggiati, e poi più o meno dall'ex 106 a salire era tutto un comune svantaggiato.